Allora, ragazzi, dopo un po' di tempo è ritornato online. Sì, lo potete vedere là alle mie spalle, parlo proprio del mio blog. Un po' di tempo fa lo avevo abbandonato, non lo avevo più aggiornato, l'ho messo addirittura in off e adesso è ritornato online. Quindi devo dire che è un blog video dove sono raccolti tutti i contenuti di YouTube raccolti su di questo blog, insomma, ragazzi, beh, ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, partiamo subito e partiamo a parlare della versione desktop, perché sì, il blog contiene due versioni, sia la versione desktop e sia la versione mobile, ma quella la vediamo dopo. Partendo dalla versione desktop, sì, si presenta in questo modo, potete vedere tutti gli ultimi video nella sezione principale del blog, potete vedere anche tutti i video passati, insomma. Questo è un blog video dove potete vedere gli stessi video del canale YouTube raccolti su di questo blog. Poi, oltretutto, su ogni miniatura presente nel blog, oltre che ad essere una semplice immagine, possiamo addirittura mettere play su di un determinato video e averne tutti i controlli, così come l'abbiamo sul canale YouTube. Partendo dall'ingrandimento del video, tutti i controlli audio, tutti i controlli play, pausa, insomma, tutti i controlli di un video di YouTube li possiamo ritrovare anche in queste miniature. Ovviamente potete cliccare anche sull'articolo per andare a visionare sia l'articolo e sia il video stesso. Poi ho inserito un menu in alto a blog, un menu dove va a racchiudere tutte le funzionalità che ci sono all'interno del blog. Quindi la prima sezione è quella lì delle categorie video. Come potete vedere, così come le ho raccolte sul canale, le categorie video sono state raccolte anche su di questo blog. Quindi possiamo vedere tutte le categorie video ordinate sezione per sezione. Quindi i vlog, le video recensioni, gli unboxing e quant'altro. Quindi non appena cliccate su di una determinata categoria video, lui andrà a raccogliere tutti i video che fanno parte di quella categoria. Quindi devo dire che è un minimo di organizzazione in più rispetto a quello che è il canale YouTube. L'altra voce che ho inserito nel menu è la voce social, dove potete vedere tutti i social a cui è collegato il canale. Quindi, partendo dal canale YouTube stesso, pagina Facebook, canale Telegram, Twitter, Instagram. Quindi, da quel menu potete raggiungere il canale Mitico Snake un po' dappertutto. Quindi è ordinato, non è che ci sia un ordine ben preciso, ma potete andare a trovare Mitico Snake sui social presenti su di quel menu. Insomma, ho raccolto un po' tutti i social in quella sezione in modo da trovare subito Mitico Snake ai social a cui è iscritto. L'altra sezione che ho inserito, ovvero una voce, è la voce Chi sono, perché in quel articolo, una volta che cliccate, beh, a parte comparire la mia brutta faccia, potete vedere e leggere un po' della storia di chi sono io personalmente e da come è nato il canale Mitico Snake. Quindi andrà a parlarvi un po' di tutta la storia di come è nato il canale e vi parlerà un po' di tutte delle mie passioni. Quindi, ragazzi, non è che sia una grande lettura, anche piccola, ma vi consiglio di andarvela a leggere. L'altra sezione che ho inserito nel blog è la sezione forum. Allora, per quanto riguarda il forum, io ne avevo strutturato uno interno, solo che però mi aveva dato problemi, poi ho optato per un forum esterno, ovviamente sempre collegato al blog. Quindi possiamo avere tutte le voci come accedi, registrati, recupera password e addirittura possiamo richiedere il badge del profilo verificato. Ma del forum in sé ne parliamo dopo. L'ultima voce che troviamo su blog è la voce infoblog, là dove passano tutte le informazioni sia di manutenzione, dove ci sono scritte le regole del blog, dove ci sono scritte per esempio le informazioni del changelog. Ogni qualvolta che aggiorna il blog ci sta un changelog di tutte le modifiche che sono state fatte, e in più ci sta il mitico info dove ci sono tutte le informazioni per una dettagliata cosa da eseguire sul blog. Quindi, ragazzi, devo dire che un blog lo strutturato abbastanza
cosa bene e vi consiglio di visitarlo. Ma adesso facciamo un passo indietro e ritorniamo al forum. Il forum, sì, forum, ho optato per il PHPBB3 perché è un forum che si riesce a gestire abbastanza bene anche per quanto riguarda la versione mobile, che ci arriviamo dopo. Quindi una volta che vi siete registrati, e qui una volta che vi siete registrati senza alcun link di conferma potete avere l'accesso diretto a blog. Quindi una volta che vi siete registrati, tranquilli, nome utente, password, e siete già all'interno. Sulla parte alta, come potete vedere, passano subito gli annunci che intendo comunicarvi, perché lì in quella sezione, che ci sia o non ci sia, sarà visibile sia gli utenti iscritti e non iscritti. Poi dopo l'accesso potete vedere anche una chat dove interagire con altri utenti, sia in chat pubblica, ma potete interagire in privato anche tra di voi. Quindi dovete dire che questa chat anch'essa è piena di funzioni. Nella parte più bassa si potranno vedere tutti i forum creati da me, creati da voi, potete interagire con altri utenti, quindi anche botta e risposta, creare dei forum vostri personali, insomma un forum ricco di funzionalità ed è tutto da scoprire. Quindi ragazzi, beh, anche qui potete richiedere il badge di verifica, a questo ci arriviamo dopo. Allora, quindi su di questo forum potete fare quello che volete, ognuno è libero di pubblicare ciò che vuole, ovviamente che non siano delle cose spam, perché le vado a cancellare in automatico. Quindi ragazzi, venite a blog, iscrivetevi a forum, che potete avere accesso a tante funzionalità. Ma adesso arriviamo al sito mobile, sì, perché come ho detto all'inizio di questo video, possiede anche un sito mobile, è molto più leggero, molto più snello, una sola pagina, gli stessi menu sono riportati sulla versione mobile, quindi insomma nella versione mobile possiamo avere accesso agli stessi contenuti e lo stesso forum lo possiamo gestire allo stesso modo come viene gestito sulla parte desktop. Quindi sia parte desktop sia parte mobile sono gestiti allo stesso modo, solo che la parte mobile è in una veste un pochino diversa rispetto a quello desktop. Poi ovviamente se volete la versione desktop anche su mobile, dalle impostazioni basta flaggare sito desktop e voilà, potete avere accesso alla versione desktop su mobile così come sulla versione desktop in sé. La cosa che ho inserito nel blog, anzi nel forum, è la richiesta del badge di verifica. Sì, potete avere il profilo verificato come il sottoscritto. Ovviamente sono il fondatore, sono un profilo verificato e su questo non ci piove. Allora, all'interno del blog, all'interno del forum stesso, ci sono scritti tutti i dettagli su come avere il profilo verificato, ma ve li posso dire anch'io. Quindi ci sta un modulo che potete compilare. In questo modulo dovete inserire il nome utente che utilizzate a blog, la mail con cui vi siete iscritti al blog, al forum, e flaggare due delle tre voci, ovvero dei che avete raggiunto. Quindi dovete avere almeno 100 amici, dovete avere almeno due dei tre profili verificati tra gli amici e aver raggiunto un certo numero di operazioni su blog. Quindi ragazzi, una volta che avete fatto la vostra richiesta e me l'avete mandata, beh, ci saranno da calcolare anche tante altre cose, però nella maggior parte dei casi probabile che avvenga anche subito questa verifica e vi attivi il profilo verificato. Però ovviamente ci saranno da vedere alcune cosette che non ho scritto su blog, ma lo farò in futuro per altri dettagli. Quindi ragazzi, questo è il mio blog, versione desktop, versione mobile. Vi invito a visitarla, vi aspetto, e iscrivetevi anche al forum per avere accesso a tante funzionalità e parlare tra voi. Quindi ragazzi, beh, non vi dico tanto, io ho parlato già molto, e il link lo trovate qua in basso nella descrizione. Dai ragazzi, vi aspetto in tanti, iscrivetevi, possiamo parlare tra noi, tra voi, fare tutto quello che volete all'interno del forum. Se
se questo video vi fosse piaciuto o perlomeno vi è piaciuto il mio blog, fatemelo sapere con un commento qua in basso nella sezione commenti. Insomma, parliamone un po' e fatemi sapere se devo aggiungere qualcosa, devo modificare qualcosa, devo cambiare qualcosa. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, come sempre, lasciate i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, mi aiutate molto, non pagate nulla, ma a me mi aiutate molto. Dopo l'iscrizione attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video che aiutate veramente molto il canale. E dopo la condivisione, ve lo ricordo, l'animazione qua in basso, mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, trovate il link anche qua in basso nella descrizione. Noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video qui sul mio canale YouTube. Ciao!